Amici di Battista 70 Forno, oggi vi presento Asus Transformer Book Flip TP300. È praticamente un all-in-one convertibile che vi permette di utilizzarlo sia come normalissimo notebook che come tablet. E adesso andremo a vederlo. Nel frattempo che vi elenco le caratteristiche, andiamo ad accenderlo. Il tasto di accensione è posizionato lateralmente. L'accensione è anche molto rapida e veloce. Ok, vi dico velocemente le caratteristiche. In questa conformazione abbiamo un Intel Core i7, sistema operativo Windows 8.1, una memoria RAM DDR3L da 4 giga, espandibile fino a 12 giga, ci sono le versioni anche fino a 12 giga di RAM, display da 13 pollici e 3, è un IPS Full HD. Abbiamo una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 4400. In questa conformazione abbiamo un disco interno da 500 GB HDD, ma arriviamo fino a 128 GB SSD, passando per 750 e 1 TB HDD. Abbiamo anche il lettore di schede. Poi abbiamo una webcam in HD, supporta WiFi Bluetooth. Il jack da 3,5, abbiamo tre porte USB, di cui due 3.0, una 2.0, HDMI, come vi dicevo, il card reader, il tasto del volume di fianco, che comunque poi adesso vi farò vedere, e una batteria a 3 celle che devo dire ha una buonissima durata. Il peso è di soli 1,75 kg, che devo dire non è assolutamente niente male. Andiamo ad inquadrare il display, ora cercheremo di muoverci. Il display è touch. Ora, scusate, devo mettere la password, tanto non si vede. Non si dovrebbe vedere, vabbè, fa niente, poco male. Ora andiamo ad accenderlo. Io ho messo una shell che praticamente non appena parto si posiziona direttamente in desktop, ma volendo potete tranquillamente utilizzare il notebook con la shell di Windows Phone. Quindi vi basterà scorrere lateralmente, eccolo qui, e andare sullo start e vi ritroverete la shell propria di Windows Phone, che è Windows, scusate, 8.1, 8.0, quello che è. Come vedete il display è completamente touch. Devo dire che comunque funziona bene. Poi se volete, almeno io nella conformazione, diciamo nella configurazione normale, preferisco utilizzarlo in desktop. Ovviamente, se passo in configurazione tablet, preferisco utilizzare la shell, diciamo, di Windows 8.1, quella con i vari quadrettoni. Allora, vi faccio vedere intanto i vari accessi. Possiamo vedere qui jack da 3,5, le due porte USB 3.0, HDMI. Ingresso per l'alimentazione, ovviamente. Qui sotto non abbiamo niente se non i vari LED. Da questa parte il tasto di accensione, il tasto del volume, il tasto per andare nella home, ingresso per l'SD e l'altro ingresso per e l'altra porta USB. Vi dicevo, batteria 3 celle, funziona decisamente bene. È molto maneggevole. Ora andiamo a riaprirlo. Ok, e andiamo a posizionarlo sul retro. Facciamo così e diventa un vero e proprio tablet. Scusate, ma qui con la luce siamo messi un po' maluccio. Andiamo di nuovo a cliccare qui. Come vedete, appare la nostra tastiera. Scusate un secondo. Ok, mi devo alzare perché non vedo niente con la luce di fianco. Ora andiamo nell'interfaccia touch. Qui, come potete vedere, potete utilizzarlo tranquillamente come un tablet, appoggiarlo sulle gambe come meglio preferite. Quando andate a scrivere, a cercare qualcosa, vi apparirà in automatico la tastiera, quindi non dovrete fare nessun tipo di sforzo. Nel momento in cui state utilizzando la parte touch, dietro viene disattivato.
Ad esempio, noi qui vogliamo fare cerca app, andiamo a scrivere, che ne so, vedete, ci appare la sua bella tastiera, As, viene fuori Asphalt, e ad esempio decidiamo di scaricarci Asphalt. Sarà un po', penso, difficoltoso giocarci, infatti io non l'ho fatto perché mi sembrava una cosa abbastanza assurda. Possiamo tornare nella home, oppure qui possiamo tornare nella home. Se volete, potete tranquillamente utilizzarlo in touch, anche nella versione desktop. Io qua ho messo la barra che scompare. Per farla apparire, vi basta schiacciare il tastino che vi ho fatto vedere di lato e automaticamente vi appare la barra. Poi, ad esempio, voglio andare a navigare in internet, voglio utilizzarlo. A me la cosa tornava comodo perché, ad esempio, io mi mettevo sul letto in vacanza, volevo rispondere alle mail volevo rispondere su YouTube direttamente da qui e potevo farlo tranquillamente. Ad esempio, qui entro nel mio account YouTube. E volendo posso tranquillamente rispondere e gestire. Questa è la comodità. Qui ad esempio abbiamo una notifica, poi potrei rispondere direttamente. Diciamo, questa è una comodità che ho trovato nell'avere un tablet, diciamo un all-in, questo si chiama Book Flip, in cui posso tranquillamente interagire su un tablet avendo la shell di Windows con tutte le varie, diciamo, comodità del caso. Questo non è il mio settore, infatti non entrerò nello specifico delle varie della potenza e quant'altro, come ben sapete io sono più portato per altre cose, però vi devo dire che comunque un tablet fatto in questa maniera con la shell completa di Windows non è assolutamente niente male. Ripeto, poi a volte non avevo voglia di stare seduto al tavolo, come pure succede ogni tanto qui a casa, mi metto sul divano, me lo metto sulle gambe. Sì, il peso, vabbè, 1,75 kg non è comodissimo, però vi assicuro che quando vi mettete lì con un display del genere, insomma, non è assolutamente da scartare come ipotesi. E poi avete visto, abbiamo tutti gli accessi possibili e immaginabili, la batteria tiene davvero bene, l'ho usato spesso e volentieri senza alimentazione. Insomma, è un aggeggio, devo dire, veramente molto, ma molto interessante. Ok, dai, non è il mio settore, quindi non vado avanti oltre per non tediarvi, continuare a ripetere le stesse cose. Mi faceva piacere farvelo vedere perché l'ho utilizzato e mi sono trovato davvero bene. Con questo concluso, saluto da Loris, Les Battista 70 per Battista 70 Phone.